Davide Saitta, classe 87, palleggiatore esperto di questa splendida Tonno Callipo, che con il quinto posto nella regular season ha ottenuto il miglior piazzamento della sua storia. Appunto, da veterano del gruppo, come giudichi questa stagione regolare di Vibo? Sicuramente è una stagione positivissima, come lo dice il posto in classifica e i risultati. Siamo orgogliosi di aver portato la Tonno Callipo in una posizione che merita e speriamo di continuare questo percorso in questi playoff con una Monza che, come noi, ha tanta voglia di andare in semifinale. Dopo tanto girovagare tra Italia e Francia, sei tornato finalmente quest'anno nel tuo sud. Che effetto ti fa aver capitanato un gruppo come quello appunto giallorosso, che ha ottenuto un risultato strepitoso, oltre ad aver stupito proprio per l'aggregazione e per altri valori che è riuscita a dimostrare sul campo? Ma capitano no, il mio ruolo nella squadra è sempre lo stesso, come tutti i ragazzi ci siamo impegnati nel dare il nostro massimo, e essere esempio l'un l'altro, e lo vediamo ogni giorno in allenamento e andiamo forte per cercare di strappare questo risultato storico non solo per la società ma per ognuno di noi, quindi è un'occasione che vogliamo sfruttare al massimo senza rimpianti e poi il campo dirà la sua, ecco. Ormai manca veramente poco a gara 1 a Monza, vi rivedremo nuovamente in campo per una nuova sfida, quella dei quarti di finale playoff. Siete concentrati per questo appuntamento così importante? Che cosa servirà secondo te per superare Monza? Ma sicuramente siamo concentratissimi, il periodo di attesa è lunghissimo, un mese, qualcosa di atipico in questa stagione, comunque particolare per tutti, unica, e speriamo unica. Che non si riproduca più tutto questo e che si possa tornare alla normalità. Ci servirà tanta determinazione, tanta spensieratezza, tanta voglia, ma saranno ingredienti che sicuramente non mancheranno. Come dicevo altre volte, la partita si deciderà su degli episodi, bisognerà essere bravi a farsi trovare pronti. Ecco, Monza che avversario sarà secondo te? Ma Monza è una squadra di livello, di qualità, l'hanno dimostrato in tutta la stagione, come dice appunto la classifica. È una squadra che ha delle individualità importanti, ma anche un gioco di squadra molto collaudato, un muro difesa, forse una delle migliori squadre della Serie A per quello che riguarda il muro, quindi starà a noi cercare di superare questa linea di difesa del muro, che per loro è un'arma fondamentale. C'è il rischio che la tensione giochi un brutto scherzo a voi come gruppo, che no, tra l'altro avete sostenuto tutte le gare di regular season? No, non penso. Penso che arrivato quel giorno prevarrà la volontà di far bene, di sfogare sul campo questo mese di allenamenti, e quindi sono fiducioso, penso che sarà una bella partita. Che cosa ti è piaciuto di più della squadra di quest'anno e che cercherai insomma di riproporre anche nel tuo futuro? L'impegno quotidiano, cercare di tutti sistemare, diciamo, aiutare il compagno tecnicamente all'interno dell'azione, e questa fame di dimostrare di non essere mai sazi, questo che ci ha contraddistinto nei mesi di ottobre, novembre, avere vittoria dopo vittoria, avevamo fame e questo ci ha aiutati. Ora è importante ritrovare quella fame e abbiamo un importante test che è da cogliere al volo, ecco.